Vai, fai. Ah, okay. Più che altro recuperiamo. Siamo qui a Foligno, stiamo montando un campo di ammassamento per il volontariato nazionale, che verrà avviato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, per far sì che chi va nelle zone terremotate poi possa trovare un campo base. L'obiettivo è creare dei campi base per le forze del volontariato che sono sparpagliate nei vari paesi di Norcia e sud di lì. Noi avremo il ruolo di gestione delle segreterie e quindi anche come raccolta di ordini, tra virgolette, di impegni di lavoro per le squadre che arriveranno, e quindi le gestiranno le nostre segreterie, e l'assistenza e l'accoglienza per tutti i gruppi di volontariato che arriveranno in queste zone da tutte le parti d'Italia. Ci troviamo al centro fiere di Villa Potenza, di Macerata. Ci è stato dato l'incarico dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile di montare un'area di ammassamento volontari, quindi per accogliere il personale che in questi giorni verrà a dare supporto alle popolazioni colpite. Montiamo circa 30 tende per circa 250 posti letto, con cucina, refettorio, bagni e una segreteria. Una Norcia dove anche ieri sera hanno erogato 400 e oltre pasti, e dove abbiamo aggiunto una tensostruttura sempre per l'accoglienza, ma lì per la popolazione, in quanto il nostro campo è l'unico campo in centro, vicinissimo al centro storico, e quindi per tutte quelle persone anziane che non hanno macchine, non hanno possibilità di movimentarsi autonomamente, è il punto più utile e più conveniente per loro, sia per mangiare, per dormire. Un ringraziamento, perché in questo momento l'ANPAS sta facendo uno sforzo gigantesco. Credo sia la prima volta che montiamo tre campi e le gestiamo. I nostri dipendenti che stanno lavorando a ritmi infernali. Quindi a tutti va ringraziamento, perché stiamo facendo, credo, anche un buon lavoro. Merita che siano valorizzati e ringraziati anche il nostro consiglio per la fiducia che ha concesso al settore protezione civile per la creazione di questa nuova avventura.